Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di NaturalMag TV. Oggi parliamo di un problema molto diffuso, l'autostima, e lo facciamo insieme alla dottoressa Patrizia Pascucci, buongiorno, psicologa e psicoterapeuta, e al dottor Sergio Laricchia, buongiorno, esperto in discipline bionaturali e responsabile della linea Fiori di Bach Guna. Patrizia, è un problema concreto, se ne parla tanto, ma di che cosa si tratta e perché è così importante avere autostima? Sì, allora innanzitutto l'autostima ha a che fare con la capacità di proteggere, affermare e amare noi stessi. Sottolineo in particolare amare perché ci chiediamo spesso quale sia il nostro atteggiamento verso gli altri, no? Si parla di amare gli altri, ma in realtà prima di tutto dovremmo riflettere su quanto noi amiamo noi stessi, perché da questo dipende poi la nostra possibilità di interagire in modo efficace con gli altri e con il mondo esterno. Ultimamente si fa coincidere l'autostima con l'autoefficacia, ma facendo coincidere quindi il senso di valore personale con una performance, una prestazione. In realtà l'autostima ha a che vedere con diverse parti di noi, di cui l'efficacia personale è soltanto una componente, e si tratta proprio di poter integrare e valorizzare ugualmente le varie parti, perché da questo dipende proprio, come dicevo, il nostro benessere personale, il nostro successo sociale e professionale nel mondo. Bene, grazie, molto interessante. Sergio, come vedi l'autostima dalla prospettiva dei fiori di Bach? Beh, interessante notare che William James, un esponente della psicologia sociale, tra l'altro contemporaneo di Bach, definiva l'autostima come il rapporto tra il sé percepito e il sé ideale. Il sé percepito è la conoscenza di quelle capacità, abilità o caratteristiche che sono presenti o mancanti in noi, che vanno anche da caratteristiche anagrafiche, il sesso, il nome, ma anche peso, altezza, capacità, e il sé ideale è quello che vorremmo essere. È interessante che trovo un'analogia con la definizione di malattia secondo Bach, che è il conflitto tra quello che lui chiama il nostro vero sé o sé superiore, cioè il mandato divino che in qualche modo abbiamo in questo mondo, e la personalità che invece è la maschera che mettiamo per adattarci alle aspettative e alle convenzioni sociali. In questo senso mi piace dare una definizione personale e rivisitata di autostima, secondo me più consona a quello che dovrebbe essere, e in qualche modo la possiamo definire come la capacità di percepire, onorare e accettare incondizionatamente il nostro essere con il nostro stato nel momento attuale, quindi nel qui e ora e nel luogo presente, come scintilla divina, riflesso sacro del principio unico indivisibile, quindi in quanto tale perfetto anche nella sua imperfezione. Ho capito. Patrizia, quando invece in psicoterapia si lavora sull'autostima e quali sono i disturbi che sono collegati in modo diretto a una mancanza di autostima? Sì, direi che in psicoterapia si lavora sempre sull'autostima ed è opportuno farlo perché è appunto un aspetto estremamente importante per il nostro benessere. Di fatto quando c'è un disagio significa che c'è stato un mancato ascolto di noi stessi o di una parte di noi stessi, oppure la perdita del nostro senso di sicurezza personale. In effetti quando noi ci sentiamo più vulnerabili ne va della nostra autostima, e viceversa quando appunto non ci sentiamo sicuri di noi è più probabile che andiamo incontro a esperienze difficili di disagio, che quindi rappresentano delle esperienze sopraffacenti. Ci sono dei disturbi emotivi che sono più propriamente collegati a una carenza di autostima, e sono ad esempio la depressione, i disturbi alimentari o i disturbi da dipendenza di sostanze. In questi casi il tema dell'autostima è assolutamente centrale, quindi ci si lavora in modo peculiare. Grazie. Sergio, si può lavorare sull'autostima con i fiori di Bach? E nel caso la risposta sia affermativa, quali sono i fiori che funzionano meglio?
Certamente sì, tra l'altro condivido quanto diceva Patrizia, ossia che il lavoro sull'autostima è una costante di qualsiasi relazione di aiuto, quindi teoricamente tutti i fiori di Bach agiscono su qualche aspetto dell'autostima, però volendo cercare quelli più peculiari abbiamo l'Arch, che è tipicamente l'archetipo della persona che manca di fiducia in se stessa e si sente inferiore agli altri, quindi meno capace degli altri. Centauri è un altro fiore che per la sua tendenza a essere servizievole diventa incapace di dire di no, quindi ha bisogno di sviluppare una certa assertività. Per quei momenti che citava Patrizia in cui ci si sente sopraffatti dalle responsabilità, invece abbiamo il fiore Elm, che tipicamente riesce bene, però appunto un momento di sconforto in cui sente di misurarsi con qualcosa di più grande di lui. Per quanto riguarda la componente depressiva, possiamo citare fiori quali Mustard, che ha una malinconia la cui origine non gli è nota, Gentian, facile allo scoraggiamento e alla depressione, Gorse, facile alla disperazione, e Sweet Chestnut, in preda a un'angoscia molto profonda. Citerei anche due fiori del gruppo dell'incertezza, che sono Serato, che non fidandosi del proprio intuito chiede continuamente consiglio agli altri, e Sclerantus, che incapace di decidere fra due o più alternative rimane in una situazione di stallo ma non la condivide con gli altri. Bello. Patrizia, sicuramente è un lavoro lungo, immagino che richieda tante sedute, tanto tempo, ecco. Quanto può durare il trattamento di un paziente privo di autostima e quali risultati si ottengono? Allora, come dicevamo, il lavoro sul tema dell'autostima è costante in una psicoterapia, quindi dipende anche in questo caso dalle risorse con cui arriva la persona, dalla motivazione e dalla ragione per cui ha chiesto aiuto. In ogni caso implica una grossa fetta del mio lavoro, lavorare proprio sull'autostima attraverso delle esperienze emotive correttive che la persona fa in psicoterapia e attraverso la mia funzione di rispecchiamento. È estremamente importante e si ottengono degli ottimi risultati quando la persona percepisce anche attraverso il mio ruolo, la mia presenza, di andare bene così com'è, di essere amabile, di avere le risorse e di potercela fare nel mondo. Questo è un lavoro fondamentale. Mi aiuto in questo attraverso una tecnica che si chiama Somatic Experiencing, focalizzata sull'esperienza corporea, perché l'autostima deve essere qualcosa anche di incarnato, non soltanto di dichiarato. Sergio, come agiscono nel dettaglio i fiori di Bach sull'autostima? Allora, sull'autostima come su tutto agiscono stimolando il nostro processo di autoconsapevolezza. Bach ci invitava in particolare a sviluppare quella che definiva la virtù opposta. È interessante notare che a volte ci troviamo di fronte ad eccessi di autostima che in realtà nascondono ovviamente una certa fragilità e insicurezza dell'individuo, e a questi tipi corrispondono più che altro i fiori dell'ultimo dei sette gruppi di Bach, quello dell'eccessiva preoccupazione per il benessere altrui, dove troviamo ad esempio Cicori, molto servizievole, che si prende cura dei propri cari però con un amore un po' manipolatorio. Nel suo stato funzionale diventa capace di un amore incondizionato e di maggiore autonomia. Troviamo Vervain, il fiore degli appassionati, che diventano iperfanatici, cercano di convertire tutti alle proprie idee. Quando funzionali, viceversa, stimolano la passione degli altri ma sanno moderare la propria. I tipi Vine, viceversa, sono i dittatori, quelli che amano imporsi, e anche loro nello stato funzionale diventano dei leader carismatici, addirittura capaci di portare fuori dal pericolo le persone in situazioni di emergenza. Ancora abbiamo Beach, che è l'intollerante, quello che guarda tutti i dettagli che non vanno negli altri per distogliere l'attenzione da sé, e quando diventa funzionale invece è capace di guardare la perfezione anche nell'imperfezione. Da ultimo c'è Rockwater, che è acqua di fonti note per le loro proprietà terapeutiche, che è disfunzionalmente uno iperrigido, ma verso se stesso cerca di incarnare un ideale di perfezione, e viceversa nel suo stato funzionale è capace di duttilità e di adattabilità. Patrizia, invece,
quando nel tuo lavoro psicoterapeutico, insomma, su soggetti privi di stima, insomma, che hanno bisogno di un sostegno, pensi che i fiori di Bach in qualche modo ti possano aiutare? Assolutamente sì, li consiglio sempre nel lavoro perché sono un ottimo strumento che si va proprio ad integrare, come anche spiegava bene Sergio, nei vari aspetti, nelle sfumature legate anche alle diverse tipologie personali, si vanno a integrare molto bene con il lavoro, quindi sì. Ecco, e Sergio, invece una sorta di pronto soccorso, c'è un composto di fiori di Bach che può essere utilizzato nell'immediato per una persona che insomma è priva di particolare stima di se stessa? Sì, abbiamo un composto pronto, anche se ricordo che è sempre opportuno scegliere il mix personalizzato solo per i momenti, diciamo, di emergenza in cui non è possibile rivolgersi a un professionista. Possiamo utilizzare i composti pronti. Nella fattispecie Resource Confidence è il composto che include alcuni dei fiori che abbiamo visto per i problemi di mancanza di autostima e quindi ci aiuta a sviluppare quella che è la virtù opposta. Come tutti i composti della linea Guna, preparato con metodo White Holographic Bioresonance, che rende la fase liquida super coerente, come dicono i biofisici, ossia con proprietà biofisiche analoghe a quelle dei fluidi corporei e dell'acqua vivente, questo al fine di renderlo più biorisonante. Bene, grazie Patrizia, grazie Sergio. Grazie a te. Ci vediamo presto per una nuova puntata di Natural Mag TV. A prestissimo.